Ciao Nigi amici, oggi vi parlo di Jumi, un prodotto italianissimo nato dalla Polistil, società italiana famosissima per gli automodelli, insomma le macchinine, le macchinone, che nei primi anni 80 creò anche questo personaggino per i più piccoli, che si chiamava Jumi il gioco tondo. Io ho dei bei ricordi di questo giocattolo. Rammento che mi piaceva tantissimo. Di recente l'ho trovato in blister, questo è il Jumi principale, diciamo quello base. Vi spiego brevemente come funzionava. Praticamente era un omino, vedete, articolato, dopo lo apriamo. Si potevano staccare i cappelli e il corpo per creare personaggi diversi con pezzi differenti oppure collegare Jumi ai veicoli o agli animali. Nel retro qui vediamo alcune varianti di Jumi: il cowboy, il pilota, l'esploratore, il poliziotto, Rotor, quindi l'elicotterino, lo scout e questo college è il modello base, quello che vi presento oggi. Inoltre c'erano differenti veicoli e anche un playset. Ma dopo vi faccio vedere tutto quanto. Per ora apriamo il personaggio e vediamo come è fatto. Ecco, sono riuscito a tirare fuori il personaggio dal cartoncino senza rovinare il cartoncino. Vedete, ho semplicemente tolto le graffette che c'erano dietro. E ho, vabbè, un po' selvaggiamente strappato il blister. Perché io i giocattoli li apro, non li tengo chiusi in un blister. Ecco, qui togliamo la plastichina. E qui abbiamo il personaggio. Guardate che caruccio che è. Vedete, praticamente si può muovere in questa maniera. Può muovere le braccia e le mani. Chiaramente possiamo mettere il cappellino come vogliamo, anche all'indietro se vogliamo, in questa maniera qua. E poi muove le gambe e i piedini. Alla fine era anche più articolato di tante altre cose che avevamo all'epoca. Proviamo a vederlo un po' in piedi. Ecco, vedete, questo è Jumi. È molto molto carino. Vediamo ora qualche informazione sulla recensione che ho scritto tantissimi anni fa. Dunque, questa è la recensione che io ho scritto nel 2006. Pensavo fosse una cosa di origine americana, invece è un prodotto del tutto italiano. Questa era una pubblicità che avevo trovato su Topolino. Jumi il gioco tondo per vivere mille avventure, lo trovi nei più bei negozi di giocattoli. Vedete che qui c'erano anche alcuni veicoli, alcuni animali e altri personaggi. Questo era lo slogan di Jumi, sono tondo, volo in giro per il mondo, Jumi gioco tondo. Vedete, questa era un'altra pubblicità molto carina. Un cataloghino che io ho scansionato di persona, vedete qua ci sono le illustrazioni con tutti i vari personaggi. C'è la scimmietta, c'è il cagnolino, tutti i vari Jumi. Questo è il ranch di Jumi, l'unico playset. Qui invece abbiamo Jumi col cavallo, con la mucca, con la moto, il leoncino, l'elefantino. Vedete che c'erano davvero tante cose. E qui c'erano quattro veicoli differenti, due terrestri e due volanti. Invece si illustrava il fatto che ci fossero degli adesivi da mettere per renderli più belli. Qui veniva spiegato il funzionamento di Jumi e dei vari accessori. Alcuni personaggi potevano già essere acquistati col loro animaletto, quindi col cavallo e la mucca, vedete? E anche per oggi abbiamo finito. Ultima piccola nota, una cosa che vi farò vedere in futuro. Sul giornalino più, Jumi era stato trasformato in un fumettino disegnato dal bravissimo Carlo Peroni. Un fumetto davvero davvero carino, dove Jumi viveva diverse avventure e aveva acquisito questa piuma d'oro che lo rendeva invisibile. E c'era il suo nemico, che non mi ricordo come si chiamava, che cercava di fregargliela in più occasioni. Era davvero molto bello, ve lo farò vedere sicuramente. Alla prossima, ciao!